che grandi gli Squallor, facciamo un applauso, grandi, mai dimenticare dei geni, però sì. Gigi, io stavo facendo sto lancio prima perché ti ho fatto anche a te la sorpresa, io sono innamorato di te. Mi hai fatto pregare. Buonasera. Scusate, non doveva entrare però. Buonasera. Fermatelo. Buonasera, prima che... Sono venuto a fare un provino. Sì, un provino. Lui mi siete mancati. Il nostro provinante preferito si chiama... Mario De Janeiro. Mario De Janeiro. Allora, caro Mario De Janeiro. Questa è una puntata speciale dedicata all'amore. Sì. Lei ha una fidanzata? Allora, so che può sembrare strano, ma nonostante la mia straripante bellezza, sono single. Capita. È strano, che vestito come una liquirizia, è proprio strano che lei non sia fidanzato, voglio dire. È difficile che trovi una ragazza. Ha parlato Brad Pitt qua. Brad Pitt. Perché voi siete fidanzati? Io sono sposato. Sì, io ho una compagna. Oh, ma guarda che al giorno d'oggi si sposano cani e porci, Non ridete, ma che ridete? Favore, non ridete, signor Mario. C'è speranza per tutti, c'è speranza. Allora, per tutti. Per favore, lei è venuto qui per un provino, giusto, signor Mario? Sì, sì. Cosa ha portato? Cosa ci fa vedere? San Valentino, ho portato la storia, grande classicone d'amore, Romeo e Giulietta. Ah, bravo, bravo. Giulietta, una grande storia d'amore scritta da William Shakespeare. Shakespeare. Lei portava un provino? No. Lei conosce Shakespeare? Di persona? No, non è possibile di persona. È il più grande poeta e drammaturgo di tutti i tempi, insomma. Ma come più grande poeta e drammaturgo di tutti i tempi, no? E invece di persona? E persona sì. Lo conosce? Sì. Per favore. E al contrario, è morto un sacco di tempo fa. Ah, ecco perché non veniva più a giocare a calcetto. Ha pagato pure il campo, Mario. Andiamo al provino, cosa ci fa vedere di Romeo? Cosa vi faccio vedere? Faccio vedere la scena finale. Bella. Quando Romeo torna, no? Che trova Giulietta che si è presa il sonnifero, che sembra morta. Sembra morta. Allora lui dice: oh, è morta. È morta. Mi uccido col veleno. No. Infatti, ho portato anche il veleno. Anche il veleno. Stasera bello. Sono proprio attore. E quindi facciamo la scena. È morta apparente? È morta apparente. Vabbè, parente prossimo, diciamo, non è che... No, è la morte apparente. Presenta. Vabbè. Allora, signore e signori, il signor Mario De Janeiro nella scena finale di Romeo e Giulietta. Bella. Vai. Mi raccomando, Mario, si ricordi che Romeo ha perso l'amore della sua vita, Sì, certo. Giulietta... La moglie con la quale sperava di vivere tutta la sua vita. Sì. Proprio tutta la vita, nessun'altra donna fino alla morte. No, voleva mettere su famiglia. Casa, figli, cane, mutuo. Ecco. Sì, un attimo. Sì. Beh, Giulietta, è andata così. È andata così, Mario. Non facciamone una tragedia. Ma come? Mario De Janeiro, Solidoro. Solidoro. Bravissimo, Fausto. Gigi. Allora chiedo a loro, chiedo a Diana e a Rosa.